cabina di Radio Rai al termine di Parma-Palermo 0-0. È stata per Radio Rai forse una delle radiocronache più brevi della storia, considerando naturalmente delle integrali. Vi ha salvato dalla nebbia il primo ministro, insomma c'è stata questa conferenza stampa un po' improvvisata, quindi Parma-Palermo su Radio Rai insomma è durato un quarto d'ora circa, no? È proprio così, non era prevista questa conferenza stampa, ma vista l'importanza dei temi trattati dalla Presidente del Consiglio, Radio Rai ha scelto di mandare integralmente le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi le interviste, le domande in conferenza stampa dei vari giornalisti accreditati, e quindi noi siamo stati in ordine, abbiamo avuto la linea alla mezz'ora del secondo tempo, quando la partita ormai aveva anche poco da dire perché la sfuriata del Parma si era un po' limitata rispetto a quello che si è visto a inizio riprese anche alla fine del primo tempo. Comunque noi abbiamo detto anche in radiocronaca, gli appassionati di calcio non si sono persi granché, perché è stata una partita inevitabilmente condizionata dalla nebbia che ha reso precaria la visibilità a noi nella postazione, ma soprattutto alla gente che ha pagato il biglietto, perché ci sono stati momenti nel primo tempo dove davvero il campo non si vedeva. La partita non è stata niente di eccezionale, malgrado le occasioni per il Parma, che ci ha provato di più, il gran palo di Giovinco, una traversa alta di Valiani, è finita 0-0, alla fine quelli del Palermo si sono abbracciati e quindi si è capito qual era l'intento del rossonero. Il Parma avrebbe voluto forse vincere e scacciare un po' queste mini crisi che si era accesa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Verona, ci ha provato, è andata male, però questa una partita molto particolare e una radiocronaca molto particolare, perché in effetti noi, io e Tarcisio Mazzeo più Maurizio Gualandi alla parte tecnica, in tre qui abbiamo sentito la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, abbiamo fatto un quarto d'ora di radiocronaca, ma adesso insomma adesso va avanti Domenica Sport. È comunque una decisione giusta quella della direzione, naturalmente, perché il momento particolare di assoluta gravità e quindi di grandissima importanza, questa conferenza stampa andava fatta in diretta, c'è la possibilità, la radio ha la possibilità di testimoniare subito in diretta i grandi eventi, e dunque questo era il grande evento. Poi la partita di calcio naturalmente rimane un po' indietro. Io sono un po' meno severo del mio amico Giuseppe Bisantis sulla partita. La nebbia certamente ha reso tutto molto più difficile. Ho visto molta buona volontà da parte di entrambe le squadre, la partita la volevano fare con intensità, con determinazione. Il Parma ha colto un palo, una traversa, insomma sono azioni importanti. Poi ricordo un altro paio di parate molto importanti di Benussi, insomma qualcosina in più io francamente ho visto. Il Palermo è arrivato con la squadra molto corta, ha fatto debuttare il ventenne, insomma le difficoltà il Palermo ce le ha, però la partita ha provato a giocarla, certo non si è perso granché, chi è rimasto a casa perché non si vedeva il campo, altrimenti se il campo si fosse visto credo che avremmo visto una buona partita e probabilmente anche migliore, perché insomma l'impegno ce l'hanno messo, poi insomma ci sono partite e serate che vanno così. E ti ho sentito nella parte finale di Radio Cronaca ricordare le esternazioni del presidente Ghirardi dopo le ultime deludenti prove del Parma, però ti ho anche sentito difendere sia Colomba che i giocatori. Sì, perché francamente il Parma, che ha 15 punti in classifica, ma c'era pochissimo da raccontare, a dire la verità, era più importante ascoltare il Presidente del Consiglio. Ovviamente era in diretta e dovevamo dargli la precedenza. Adesso andiamo rapidamente alla conclusione. Francamente non si può mettere in croce Colomba e la squadra due settimane dopo aver battuto qui 2-0 l'Udinese giocando un buon calcio. È vero che ha perso con il Novara, ma il Novara è una buona squadra. Poi ha perso in Coppa Italia col Verona e vabbè, io credo che ai tifosi interessi molto di più avere una squadra solida e tosta in campo, in campionato, capace di prendersi e di dare delle soddisfazioni, e se poi si perde il passo in Coppa Italia credo che forse non sia un peccato così grave. Un'ultima cosa, andiamo forse un po' fuori tema, ma il Presidente del Consiglio cosa ha detto? Ecco, cosa c'è di importante? Cosa devono sapere gli italiani a proposito soprattutto del portafoglio, direi? Beh, insomma, il portafoglio bisogna avere molta cura e maneggiarlo con estrema cura. Intanto sarà un po' più leggero, finirà per essere un pochettino più leggero e sicuramente ci saranno anche meno occasioni per poterlo tirare fuori e magari custodire gelosamente quello che sia dentro, non farlo vedere troppo perché potremmo magari fare
fare delle brutte figure. Giuseppe? Forse questa uscirà dopo le prime pagine dei giornali, ma già prevediamo il titolo Lacrime e Sangue, perché la ministro donna del lavoro è scoppiata in lacrime mentre annunciava i tagli. Questa è la notizia di questa conferenza stampa. Perfetto, grazie dunque per questa radiocronaca tra calcio e soprattutto lacrime e sangue, come giustamente ricordava Giuseppe Bisantis, dalla cabina di Radio Rai. E un saluto a tutti voi. Un saluto a tutti. Grazie.